Lo stadio Adriatico Cornacchia come veicolo per attrarre nuovi soci e investitori per la Pescara Calcio. Si è parlato di questo nel corso della trasmissione Replay di Enrico Rocchi, alla quale ha partecipato ieri sera il sindaco Carlo Masci, che è tornato sulla trattativa con la cordata guidata dall'italo-australiano Pellegra. Il primo cittadino conferma di aver incontrato l'attuale proprietario del Catania. Il nome io non lo ricordo, però era sicuramente un italo-australiano. Poi ho visto l'immagine di Joe Pellegra, in effetti era lui che io ho incontrato, ma è stato un incontro che è durato un quarto d'ora forse. Lui mi ha chiesto informazioni sulla città, sulla possibilità di realizzare lo stadio, un nuovo stadio, oppure di riqualificare quello che c'era. Io gli ho spiegato qual era lo stato dell'arte. Lo stesso sindaco ha indicato in 40 milioni di euro la cospicua somma per una riqualificazione dello stadio tale da poterlo identificare come un impianto da terzo millennio e ha manifestato la predisposizione ad avallare un project che abbia la dovuta solidità. A oggi non c'è una proposta ufficiale presentata, si arriverà, la valuteremo con gli occhi benevoli di chi vuole migliorare le condizioni dello stadio, vuole creare le condizioni affinché lo stadio sia uno stadio che si presenti come uno stadio del terzo millennio e che ci permetta di avere una squadra assolutamente competitiva, uno stadio che funzioni 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana. Io credo che un intervento migliorativo comporterà un investimento di almeno 40 milioni di euro. E quindi parliamo di un intervento rilevante? Molto importante, certamente. È chiaro che chi entra in una squadra di calcio ha delle prospettive di incassi legati al mondo del calcio che sono importanti, soprattutto nelle serie superiori. Quindi non si spaventa di un investimento del genere se ha la volontà di investire per arrivare in alto e poi di organizzare un pubblico che sia all'altezza.